Ah, ok, scusate. Allora, Roberto Bindi, drogato di sicurezza informatica, Linux, System Administration e un sacco di altre cose, vuole dominare il mondo usando Bash, poi magari ci spieghi perché Bash e non ZSH. Gli piace LAMP, e fa Offensive Security. Penetration test. Beh, oggi abbiamo un talk. Beh, qua non sei tu. No, non l'ho mai scritto sto. Ah, perfetto. Allora direi di dare la parola a questa persona che non è descritta da questa bio. No, no. Vabbè, era un mischio Surprise, surprise, tra. abbiamo un nuovo relatore. Ma che bella la diretta! La parte iniziale era anche giusta, dopo non so cosa sia venuto fuori il resto, ma non importa. Ok, un applauso a Roberto Bindi. Grazie a tutti. Niente, sono Roberto Bindi, forse mi conoscete come Shotokan da qualche forum online, World Wolves, Eurohackers, un po' dappertutto. Comunque, a partire da più o meno un anno fa, ho iniziato a studiare seriamente le vulnerabilità di tipo sostituzione delle variabili di ambiente su Linux e su Bash, in particolare, diciamo, per tutto l'ambiente riguardante Linux, sia x86 che ARM in generale. Allora, le variabili di ambiente, ENV, sono un po' generiche, diciamo, per tutte le distribuzioni. Cosa possiamo ottenere da queste variabili? Possiamo ottenere delle informazioni sull'utente, sulla directory corrente, sulla directory home dell'utente. Sono tutte informazioni che a prima vista non ci dicono assolutamente nulla di nuovo. Se siamo un utente privilegiato, non abbiamo delle variabili d'ambiente che ci stupiscano, che possano fare delle cose stratosferiche, semplicemente sono informazioni date all'utente. Cosa succede però se noi andiamo a modificare queste variabili d'ambiente? Alcune, diciamo, sono e rimangono informazioni, le modifichiamo, non succede nulla al sistema. Altre invece possono avere degli aspetti e dei comportamenti decisamente pericolosi. In particolare, vogliamo parlare oggi della variabile path. Cos'è la variabile path? La variabile path contiene al suo interno tutte le directory di sistema dove Linux si andrà a beccare i programmi, i binari, da eseguire senza inserire il percorso completo. Quindi se noi andiamo ad eseguire ls, ls non è nella cartella corrente e non è nemmeno intrinseco in bash come può essere il comando icio. Ls è un comando presente in realtà in bin. Quindi fin qui nulla di nuovo. Se noi andiamo a vedere sopra in bash, in path, bin è presente nella nostra path. Ok, quindi che cosa è successo quando noi siamo andati ad eseguire ls? Semplicemente è stata parsata tutta la variabile path, partendo da user local sbin in avanti, fino a quando non ha trovato il binario ls. Su bin è stata la prima cartella dove ha potuto trovare il binario ls. Quindi se noi modifichiamo la path prima di chiamare ls, può essere che non lo troviamo. Quindi se noi gli mettiamo path punto e eseguiamo ls, ls non esiste. Ok, questo, vabbè, non ce ne frega niente, potevamo eseguirlo tranquillamente dalla cartella corrente premendo punto slash ls se fosse esistito. Però
In caso di binari già esistenti, possiamo modificargli la path prima di eseguirli. Andiamo a fare un esempio abbastanza semplice. Andiamo. Ok, all'interno di UserLocalBin ho due binari con set UID, IAMROOT e rootFirewall. Sono dei binari abbastanza semplici in realtà, e sono dei binari che possono trovarsi in ambienti sistemistici di tutti i giorni. In realtà IAMROOT.cpp è un test, però rootFirewall è già più veritiero. Allora, cosa fa rootFirewall? Andiamo a vedere. È un insieme di comandi abbastanza variegato, perché ho voluto usare tutte le chiamate di sistema più o meno esistenti, come system, come popen, qua ho usato solo system e popen, dall'altra parte ho usato anche exec, execl, eccetera. Questo comando, cioè questo programma, che cosa fa? Printa video la path, scrive l'id dell'utente corrente, scrive il nome dell'utente corrente, si eleva a root con setuid 0, riscrive di nuovo il nome dell'utente, quindi ci aspettiamo che scriva root, e dopo appunto mi dà la possibilità di premere un tasto per aspettare che listi tutte le regole IP tables, e dopo me le listerà tutte quante. È una cosa abbastanza standard, perché molti sistemisti in effetti mettono un binario per vedersi magari gli IP bannati da un server, per cui anche da un utente normale, non root, possono vedersi la lista degli utenti bannati. Ok, quindi fin qui il programma è brutto, è sicuramente brutto, però fa quello che dovrebbe fare, non ci sono input dall'utente, a parte il get char, che ok, niente di particolare, non va da nessuna parte, e il sistema sembra chiuso a se stesso. Il binario, questo dovrebbe finire, diciamo. Se non andiamo a vedere anche il binario IAMROOT, fa più o meno le stesse cose, diciamo, alla fin fine scrive la path, scrive l'id dell'utente, scrive il nome dell'utente e lancia tramite exec, lancia il comando id di nuovo, quindi ci mostrerà di nuovo l'id dell'utente finale, che sarà appunto root con sottutente, l'utente corrente, eccetera. Ok, andiamo a fare una prova a vuoto, diciamo. Allora, lanciamo IAMROOT. IAMROOT mi scrive tutta la path, come abbiamo visto prima, mi dice che io sono l'utente Shotokan con UID 1000, ok. Lo script sta venendo eseguito come utente Shotokan. Al momento dell'elevazione, l'UID diventa improvvisamente UID 0, root, che è quello che ci aspettiamo. Niente di più, niente di meno. Ok, quindi noi possiamo anche andare a vedere adesso il root firewall. Root firewall fa più o meno la stessa cosa di prima, quindi printa la path, printa l'UID dell'utente corrente, mi dice stai eseguendo come Shotokan, si eleva come root, mi dà la possibilità e mi mostra che ho un IP tables che è vuota. Ok. Ok, da qui ho potuto scrivere appunto questo script che si chiama PathZuzu, che è uno script che appunto testa vulnerabilità di tipo sostituzione della path. Sostituzione della path che funziona anche nei binari con setuidi. Quindi se noi andremo a chiamare a vuoto, quindi path.rootFirewall per esempio, mi dà questi errori qui. Mi dice id, programma non trovato, non lo trovo nella path, perché la path è punto. La path è quella che gli ho definito. Mi dice ok, stai eseguendo come non so chi sei, perché come mai non è nella path. Ancora non so chi sei. E notiamo che il secondo UMI è dopo l'elevazione, quindi potrei spuffarlo. Stessa cosa per IP tables and more. Andiamo a vedere con PathZuzu che cosa succede se io
lancio per esempio root firewall a vuoto. Ok, cosa è successo? La path è cambiata. La path è una cartella temporanea. Noi abbiamo qui nella seconda riga, appunto, è andato avanti a parlare, a descrivere l'utente con l'UID, a dirmi che l'utente è Shotokan, che si è elevato a root, e appunto dopo mi dice premi un tasto per vedere le regole, e qui sotto nel log mi vedo i comandi eseguiti da quale utente e che comandi è eseguito. Quindi si è riuscito a fare, è riuscito ad intercettare tutte le chiamate e a descrivermi esattamente che comandi sono stati eseguiti. Ok, quindi siamo riusciti ad intercettarle queste chiamate. Andiamo a vedere anche con imroot, che è un binario ancora più semplice. Anche qui appunto mi dice l'utente Shotokan ha eseguito id, l'utente Shotokan ha eseguito who am I, l'utente root ha eseguito id. Ok, PathZuzu cosa permette di fare oltre un'analisi? PathZuzu permette di creare una reverse shell se becca determinate condizioni, quindi se ci sono dei binari vulnerabili all'interno, quindi se viene fatta una chiamata system, exec o qualsiasi cosa che è potuta essere logata. Quindi se noi andiamo a chiamarci netcat, ok, noi qua richiamiamo PathZuzu 127.0.0.1.1.2.3.4 imroot. Andiamo a vedere. Ok, è partita una reverse shell, però mi è partita come l'utente Shotokan, che era il primo utente che ha eseguito un comando. Ok, diciamo in questo caso mi è servito veramente a poco, perché ero già l'utente Shotokan, quindi non mi ha portato nulla di nuovo. Però possiamo rieseguire il comando PathZuzu definendo che utente vogliamo che faccia look. Quindi diciamo che vogliamo l'utente con UID 0. Vediamo di nuovo netcat. Rilanciamo. Root. Abbiamo ottenuto una reverse shell direttamente da un binario che non aveva niente di particolare, però semplicemente richiamava dei binari al suo interno senza effettuare controlli sulla path che veniva passata, quindi senza sanitizzare la path, che è una cosa che non fa nessuno. Esistono delle chiamate exec che filtrano la path, che sono gli exec p con la p finale. Gli exec e che filtrano le variabili di ambiente non filtrano la path, quindi nella maggior parte dei casi io non ho mai trovato una chiamata exec vp. Quindi tutti i binari set uid che ho trovato fino adesso erano tutti quanti con al massimo filtraggio sulle variabili di ambiente senza la path. Ok, allora come funziona principalmente questo script? Non funziona giustamente per magia nera. Andiamo a chiamare, per esempio, vediamo un attimo, con root firewall. Ok. Ok, root firewall perché ci permette un'attesa, quindi possiamo analizzare quello che sta succedendo della... Vediamo... Si è fermato. FG. Ok, facciamo direttamente. Ok. Exit. Ok. Ancora nella reverse. Usciamo del tutto. Andiamo a fare la chiamata pulita. Ok. Allora, chiamiamo root firewall. Allora.
Ok, root firewall adesso mi ha messo in attesa. Cosa possiamo fare intanto che è in attesa? Possiamo andarci a vedere che cosa c'è nella path, che cosa viene creato da pathZuzu. La path è piena di collegamenti, di link simbolici, ad un file singolo in realtà. Sono tutti quanti che puntano allo stesso file, questo temp qd3.0 eccetera, che viene creato dinamicamente. Allora andiamo a vedere. Ok. Ci spostiamo nella... Ok, questi qui sono tutti quanti i link che sono stati creati, tutti quanti puntano allo stesso binario, appunto. Che in realtà è uno script bash anche questo. Andiamo di... Beh. Ok. Che cosa fa questo script bash? Semplicemente intercetta tutte le chiamate, perché giustamente si becca il nome del chiamante. Quindi abbiamo zmore, abbiamo znew, tutti gli altri binari presenti nella distribuzione sono stati buttati in questa cartella. E viene risettata la path originale, per cui questo binario, questo script sa dove andarsi a beccare i binari originali, mi logga su un file temporaneo dove c'è la chiamata che è stata eseguita e dopo semplicemente la riesegue in modo pulito. Quindi questo qui è nel caso in cui non abbiamo richiesto delle reverse shell. Nel caso in cui avessimo richiesto una reverse shell, si aggiungono altri particolari allo script. Si aggiungono appunto i controlli per l'UID, si aggiungono i controlli anche per il GID, perché in realtà ho voluto mettere entrambi i tipi di controlli. E dopo, in caso di script che potessero bloccarsi, ho anche messo un sistema di timeout che funziona circa. Sono degli script, ci sono tutti i programmi con setuid, quindi possono decidere di non morire. E quello, se non siamo root, non possiamo farci niente. Il bello di pathZuzu è che è relativamente scriptabile. In senso, possiamo lanciarlo in esecuzione su tutti i suid del sistema. Se un suid risulta vulnerabile, quindi alla sola analisi senza far partire direttamente una reverse shell, possiamo anche farlo comunque, mi ritorna 0. Quindi ritornando 0 posso stilarmi una lista dei programmi vulnerabili trovati all'interno del sistema e posso anche deciderli direttamente di far partire la reverse shell o eseguire comandi se il bersaglio è vulnerabile. Quindi posso definire un altro script, lanciare un altro programma, quello che vogliamo. Questo script è abbastanza crudo, diciamo, nel senso creato di notte con tanta birra. E fa quello che può, funziona, perché vi posso assicurare che anche su diversi NAS Synology, se ne avete a casa, e i Synology hanno la particolarità di essere strapieni di binari con suid, quindi potete divertirvi, funziona. E la particolarità che dovrebbe uscire a breve, sto finendo di svilupparla, e sto creando una shell virtuale, diciamo, dove una volta chiamato il comando pathZuzu, lui mi creerà una shell normalissima, come se avessi richiamato bash, dove tutti i comandi che vengono chiamati all'interno verranno testati per vulnerabilità di tipo path substitution. Quindi possiamo effettivamente testare quello che vogliamo e alla fine avremo un log o una reverse shell diretta per tutti i binari vulnerabili. Questo è più o meno tutto quello che fa pathZuzu.
Spero a breve di riuscire ad aggiungere altre funzionalità interessanti, anche se la funzione principale rimane appunto quella di essere un tester per funzionalità di path substitution, quindi aggiungere tanti altri dettagli non avrebbe senso. E, da poco, da fine luglio, è presente anche nella distribuzione Black Arch, nei repository ufficiali, e su GitHub la potete trovare su github.com/shotokanzh, quindi tutto open source, tutto bash, quindi se potete dare una mano siete ben accetti. Grazie a tutti. Se qualcuno ha qualche veloce domanda. La birra era buona comunque. Molto, molto semplicemente, che tipo di aiuti hai bisogno? Cioè, hai qualche richiesta se qualcuno vuole aiutarti? Stai cercando qualcuno in particolare? Allora, per adesso di specifico non c'è nulla da fare. Diciamo, sicuramente c'è da fare una code review del sorgente, perché volevo utilizzare anche degli switch un po' migliori di quelli che ci sono adesso. Magari appunto unendo più test possono venire fuori delle funzioni che a me non sarebbero venute in mente, come appunto un caro amico mi ha suggerito il discorso della subshell interattiva. E niente, se ci sono cose che secondo voi possono essere aggiunte, se ci sono delle migliorie, se c'è un modo per sistemare la funzione timeout, che se la guardate su GitHub è brutta, ma c'è scritto che è brutta. Quindi, ok. E anzi, un'altra cosa che potrebbe essere utile invece, il programma attualmente funziona su quasi tutte le distribuzioni Linux, funziona anche su RM, quindi ho cercato di tenerlo più generico possibile. Ci sono due cose che non sono state ancora introdotte che voglio introdurre. Una sarebbe l'integrazione con OS X, perché il grep con le Perl regex non gli piace per nulla ad OS X, quindi sarà da passare in un altro modo, però nulla di particolare, semplicemente non avevo voglia. E la seconda cosa, che invece è parecchio complicata, per cui sto cercando aiuto un po' dappertutto, è cercare di fare un'analisi del file prima di eseguirlo, per capire se il file contiene chiamate a system, exec, a popen, qualsiasi funzione che possa eseguire un altro comando, e se fa chiamate a setuid, setaid, setgid, eccetera. Per cui possiamo dire, guarda, questo binario è vulnerabile a path substitution, però non ha la chiamate a setuid. Questo binario qui ha anche il setuid, quindi potrebbe essere che riesca ad arrivare a root. Se il problema di questa cosa è che sarebbe da utilizzare tutti i programmi già presenti in una distribuzione Linux qualsiasi, quindi non posso utilizzare readelf, perché sarebbe da installare, e in questi casi sono sicuro che non possiamo installare cose quando andiamo a cercare questo tipo di vulnerabilità. Readelf, il codice di readelf è inguardabile. Giusto oggi mi hanno passato su OSX, a quanto pare c'è una variante Python di readelf, che dovrò darci un'occhiata se è fattibile passare in qualche modo a bash puro, per essere compatibile con tutti i sistemi, insomma. Questo è quello di cui avrei bisogno adesso, insomma. Grazie.